Ed eccoci qua, buonasera, bentornati e bentrovati. Allora, a questo punto dobbiamo presentare gli ospiti che ci terranno e vi terranno compagnia per la serata. Iniziamo, vi raccomando, fatevi sentire pubblico, perché iniziamo proprio come si deve. La prima ospite è Teresa Petrosino, buonasera. Mi sa che stasera litighiamo, così lo sento a pelle stasera, mi sa che ci pigliamo qualche questione, e io sono contento perché l'importante è volersi bene. Enrico Fedele! Il mio braccio armato nei confronti di Enrico Fedele, perché c'è una sorta di chip, io quando lui tocca Enrico Fedele si ferma, ma non solo questo, per amor del cielo, Tony Iavarone! Buonasera, buonasera. Parlavo prima con lui, ebbene sì, lo ammetto, quando ero giovane facevano le figurine e insomma ce l'avevo. Spesso, sia quando giocava nel Bologna che quando giocava nell'Avellino, uteng. Signori, Franco Colomba! Era. E poi non c'eri alla puntata, era la prima, quindi io sono arrivato in corsa. Abbiamo anche viaggiato insieme quest'oggi, è quello che si occupa anche del mercato, della Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa, buonasera! Buonasera, buonasera a tutti. Un trionfo tricologico per Italo Palmieri! Abbiamo ospite questa sera Marco Lobasso! Buonasera. E poi chiudiamo con Massimo D'Alessandro! Buonasera. E a questo punto parte magicamente la sigla, mi hanno detto, no? Giusto? E vai con la sigla allora! Qui. Questo programma è offerto da... Ma posso mai stare qua da solo, qua sto coso, sto ciccione pelato con sto pizzetto? No, perché io ho una grande compagna di viaggio e signori, c'ha degli stacchetti veramente, li abbiamo provati tutta la serata, Barbara Petrillo! Immenso. No, attenzione però, perché
La lettura è doppia perché in spagnolo loca è pazza, ma insomma alloca invece in napoletano è eccola qua. Alloca è arrivata pazza. Una doppia, alloca, locata in questo luogo. Buonasera a tutti. Come va? Tutto bene? Ti hanno già fatto l'applauso, quanti ne vuoi ancora? No, volevo salutare. Ah, no. Loro hanno applaudito me, bello. Ma io non ho applaudito loro. Bello. Bello, scusate, sono uno del pubblico, è più grande di me, è meglio. Beh, che come si... Ma parapalla, che sto meglio. Allora, tutto a posto? Tutto bene, tutto settimana, bene. Insomma, un po'. Strana, un po' e un po'. Strana, un po' e un po'. Una sconfitta, una vittoria. Non io ho detto oggi, però, in un'intervista ho detto, alla fine, secondo me, potevano venire fuori due pareggi, quindi due punti, è venuta una vittoria, un pareggio su tre meglio. Punti. Secondo me è meglio così. Voglio vedere il bicchiere mezzo pieno. Sì, pieno, anche se insomma, stasera ce l'abbiamo di argomenti e che argomenti. Pareggi, salutiamo come pareggi, sempre. Che purtroppo Roberto... poi l'ultimo sì. Ricordo. È quello della Lazio, quindi già abbiamo dimenticato il Cagliari. Lasciamo stare. Vabbè. Sotto il segno di Zarate. Allora, io direi che Roberto S. lo salutiamo, che fa sempre. Ciao, il... Roberto, cioè, Roberto fa... ecco qua. Vi ricordiamo, conduce Sport Show su Radio Club 91 tutti i lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, ecco. Dalle 18 alle 19. Poi salutiamo pure gli amici di Sport Show, che fare, li vogliamo rilasciare a piedi? Non ho capito. Allora. Dobbiamo temere per gli amici di Sport Show, perché fanno più ascolti di noi, amici, ecco. Di Sport Show il sabato pomeriggio. Ecco. Quindi. Allora, io però a questo punto devo fare un saluto a chi è stato un po', diciamo così, sfortunato, perché in settimana, no. E qualcuno se ne è accorto anche ieri perché non c'era sulla Rai, Enrico Variale è sciuliato. È sciuliato il Variale, si è... banalissima, però si è fratturato due costole, quindi sta messo molto Enrico, male. Enrico torna presto, torna a sorridere, ti aspettiamo. Ciao Enrico, ciao. E la scheda chi l'ha fatta? E l'ha fatta Telecapri Sport. E allora vediamoci un po' la scheda di Telecapri Sport con tutti i temi della puntata di quest'oggi. Vai con la scheda. È fatto male, ciao. Dopo tre vittorie consecutive, Napoli crolla l'Olimpico contro la Lazio e per la prima volta non va in gol in questo campionato. Il Napoli perde una partita quasi come è accaduto al Liverpool. Allora fu Gerrard a calpestare gli azzurri. Ieri ci ha pensato Zarate, che non segnava da 14 mesi senza che Mazzarri battesse ciglio o meglio colpo. Perché non sostituire Grava bruciato sullo scatto dal giocatore argentino? Lo stesso Grava, poi dirottato sul centro-sinistra, non ha fornito segnali di miglioramento. Il Napoli ha una squadra con tutte le caratteristiche per lottare per i primissimi posti. Se qualcosa stupisce non è il terzo posto, ma le difficoltà incontrate per restare ancora lì. Le big vivono nell'abbondanza e i loro allenatori scelgono chi è più in forma. Nel Napoli succede? Cade anche l'imbattibilità in trasferta in un pomeriggio dove gli attaccanti tirano pochissimo in porta. Tra i migliori Lavezzi, che colpisce anche una traversa, spenti e con il freno a mano tirato Amsic e Maggio. Nonostante la sconfitta contro la Lazio, il Napoli è sempre primo nella speciale classifica dei punti ottenuti fuori casa, ben 14, mentre è ultimo nella graduatoria dello score casalingo, solo 7 i punti conquistati a fuorigrotta. Quarto attacco della Serie A con 18 gol realizzati. Il Napoli ieri però non aveva benzina nelle gambe, colpa della stanchezza legata alle 8 partite in 29 giorni, secondo Mazzarri. È normale, dopo 8 partite in 29 giorni puoi giocare anche a mezzogiorno e mezzo, si capisce, certi giocatori perdono smalto e lucidità. Oltretutto noi, gli altri, hanno una settimana ora per lavorare tranquillamente e riposarsi un po'. Come hai detto giustamente te, questi partano tutti sempre, fanno il giro del mondo e tornano agli ultimi, prima, due o tre giorni prima delle gare, ce ne abbiamo tanti, ma io aggiungerei Marek, Amsic, tutti quelli proprio, soprattutto quelli che vengono anche convocati in nazionale e che hanno fatto i mondiali. Quindi è un problema che sapevamo di averlo, facendo le coppe si sa che è così. Si è detto, però, per vedere il bicchiere mezzo pieno, di quelle che facciamo le coppe, per la nostra realtà, per quello che abbiamo sempre detto, siamo quelli che anche ad oggi hanno fatto meglio, secondo me. Siete d'accordo? L'anno scorso comandava l'Inter di Mourinho con 29 punti, 9 vittorie, 2 pari, una sconfitta, 29 gol fatti, 10 subiti. Se l'Inter non riesce più a dominare, bisogna che ognuno si inventi di essere l'Inter. La Juve in questo riesce benissimo, il Napoli no. Perché?
Eppure a molti questo Napoli continua a stupire favorevolmente. Può davvero raggiungere grandi obiettivi o deve accontentarsi dell'altra metà della classifica perché la sua rosa non è qualitativa? Ieri all'Olimpico probabilmente anche una panchina non all'altezza dei titolari infortunati e l'assenza di Gargano squalificato hanno inciso sul risultato finale. La zona Champions è comunque salva, ma ora nello spazio di 4 punti ci sono 7 squadre. A prescindere dal superamento del girone di Europa League, bisogna tornare con forza sul mercato. La finestra di gennaio potrebbe...